Chiamo Alessandro e prima andavo a basket, adesso non ci vado più e che vado a nuoto. Poi, visto che adesso fa freddo, io non ci vado al mare. Poi, perché quei bambini sono ricchi e qui sono poveri? Ciao Alessandro, ciao bambini, ben ritrovati tutti a Caro Gesù. Alessandro, la tua domanda è una domandona. Perché ci sono alcuni bambini ricchi e altri poveri? Cari ragazzi, dobbiamo sapere che da sempre ci sono persone ricche e persone povere, ci sono ancora oggi e ci saranno sempre, ok? E tu chiedi giustamente perché ci sono. Allora, secondo me uno dei problemi per cui ci sono alcuni che sono tanto ricchi e alcuni proprio poveri, 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 che non hanno neanche il cibo per arrivare alla fine della giornata, è il problema della condivisione. Ascoltate bene il mio ragionamento. Se tutti, quelli che magari sono un po' più ricchi o quelli che hanno tante cose o cose in più, condividessero un po' del loro cibo, i loro giochi, i loro libri per studiare con dei bambini che purtroppo queste cose non ce l'hanno, allora vedrete come la differenza tra ricchi e poveri diminuisce, ok? Allora proviamo a pensare un po' a quello che ci capita oggi durante la giornata oppure durante mentre siamo a scuola. Allora pensiamo un attimo al momento della merenda. Noi stiamo facendo merenda, andiamo tutti a prendere la merendina nello zaino, ma ci accorgiamo che oggi mamma si è dimenticata di metterla. Ah, che peccato. Maestro, non c'ho più la merenda. Che mi mangio? E il maestro non ce l'ha da darvela. E allora voi chiedete a un compagno o a una compagna. È bello se quella compagna o quel compagno ve la dà, smezza un po' della sua merenda. Vedete che così mangiano tutti, anche quelli che si sono dimenticati della merendina. Ok? E poi pensiamo un attimino a Gesù. Gesù è un re? Sì, ormai l'abbiamo imparato. Gesù è il re per eccellenza. E come ce lo immaginiamo un re? Con il mantello, con il bastone, con la corona? Ma Gesù ce l'aveva ste cose? Eh no, era un re ricco, ricco d'amore. E le persone che lui prediligeva erano i poveri. Eh sì, proprio loro. Perché cosa vedeva in loro? Vedeva il cuore pronto a ricevere l'amore di Dio. Sapete che una santa, Madre Teresa di Calcutta, vedeva che i ricchi purtroppo avevano il cuore povero. Perché? Perché era chiuso all'amore di Dio. Sì, avevano tanti soldi, magari tante macchine, ma quando si trattava di aiutare una persona magari facevano un po' fatica. E quando vedeva un poverello, Madre Teresa di Calcutta diceva: quanto è ricca questa persona. Perché? Perché il cuore è pieno di Dio e dell'amore di Dio. E dovete sapere ancora, bambini, che c'erano o ci sono stati dei santi ricchissimi e loro sono stati generosi. Perché? Perché nonostante avessero queste grandi ricchezze, il loro cuore era aperto all'azione di Dio, alla grazia, all'amore. Quindi quando vedevano un poverello erano pronti ad aiutarlo. Che bello questo, è vero o no? Allora impariamo oggi da questo che ci stiamo dicendo, l'altruismo. Cioè essere pronti ad aiutare gli altri, ad essere generosi, va bene? Allora ragazzi, adesso diamo spazio alla prossima domanda. Sentiamo Melissa. Mi chiamo Melissa, ho 7 anni. Mi piace tanto fare pattinaggio. E vorrei chiedere chi sono i farisei. Ciao Melissa, ecco, chi sono i farisei? Per continuare il discorso di prima, i farisei erano persone molto ricche, ma avevano il cuore duro. Che vuol dire duro? Chiuso verso l'altra persona, gli altri. Cioè, per i farisei, gli altri non esistevano proprio. Pensate che loro erano dei grandi conoscitori della legge ebraica, cioè conoscevano tutta quanta a memoria. Sapevano cosa si doveva fare al minimo dettaglio. Ma se si trattava di fare una carezza al prossimo, di aiutarli, di abbracciarli, niente, non se ne parlava proprio. E Gesù li rimprovera sempre, i farisei. Gli dice anche una parola dura,
perché conosce il loro atteggiamento interiore, gli dice ipocriti. Che vuol dire ipocriti, bimbi? Persone che pensano di fare il bene ma poi non lo fanno. Ma che si può vivere così? Ma certamente no. E pensate che Gesù, proprio per correggerli, insegna una parabola, la parabola del pubblicano e del fariseo. Ora vi devo spiegare chi erano i pubblicani. I pubblicani erano degli esattori delle tasse. Ah, oh, Stefano, che parolone che usi. Esattori delle tasse, cioè andavano in giro a prendere dei soldi dagli ebrei da dare all'impero romano, le tasse. Allora Gesù racconta questa storia. Un pubblicano e un fariseo vanno al tempio a pregare. Il fariseo si mette davanti al tempio, tutto bello, e dice grazie a Dio perché non sono come loro, quegli uomini che fanno peccati, io invece sono perfetto, digiuno, pago le decime, prego, mi inchino davanti a te, guardami Dio quanto sono bello. Ma invece il pubblicano stava indietro nel tempio, neanche alzava gli occhi al cielo e diceva questa frase: Dio mio, abbi pietà di me perché sono un peccatore. Perché diceva così, bimbi? Perché al tempo i pubblicani erano considerati peccatori, facevano un po' di macelli, cercavano di prendere più soldi di quanti dovevano prenderne per diventare un po' più ricchi. E Gesù dice: ma secondo voi chi è che davanti agli occhi di Dio risulta giusto? Il fariseo che si gloriava di essere perfetto davanti a Dio, oppure il pubblicano che riconosceva di aver sbagliato? È certo, proprio il pubblicano. Allora cosa impariamo oggi, cari bambini? Che davanti agli occhi di Dio non ci dobbiamo mettere in mostra per dire sono perfetto, sono bravissimo, non faccio peccati. No, riconoscere che ogni tanto sbagliamo e chiedere perdono. Questo è il giusto atteggiamento interiore. Va bene? Allora bambini, spero che le cose che ci siamo detti siano state chiare. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti! Un muro dice un altro muro. Ci contiamo all'angolo. La maestra dice a Pierino: Pierino, dimmi il nome di un rettile. Un cobra, bravo Pierino, dimmene un altro. Un altro cobra. Se ti si incastra un'ascia da qualche parte, allora lascia stare. Sentite, sentite, ascoltate, ascoltate questa nuova storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. C'era un principe Ranocchio e una principessa bella, che alla fonte trova il rospo mentre cerca la sua palla. Cosa fece la ragazza perché il rospo abbia vittoria? Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Cosa fece la ragazza perché il rospo ebbe vittoria? Ve lo dico, state attenti, vi racconto la sua storia. Il principe Ranocchio. C'era una volta un re che aveva tre figlie, tutte bellissime, ma la più giovane era la più bella di tutte. La principessina passava le sue giornate vicino a una pozza d'acqua fresca che si trovava all'interno delle mura del castello. Il suo passatempo preferito era giocare con una palla d'oro. La lanciava in aria e la riprendeva, la lanciava in aria e la riprendeva, e non si stancava mai di giocare con questa palla. Un giorno questa palla le sfuggì di mano e finì proprio in mezzo alla fontana lì vicino. La principessina, non riuscendo più a recuperarla, cominciò a piangere disperata perché era molto affezionata a quella palla. Ad un tratto però sentì una voce arrivare da lontano. Perché piangi? La principessina si girò e vide solamente un rospo in mezzo al verde. Sei tu che hai parlato? Chiese la principessina. E il Ranocchio annuì e le disse: se vuoi posso aiutarti a ritrovare la tua palla d'oro. Tu però in cambio cosa mi dai? Ti do tutto, tutto, tutto! Pur di aver quella palla io ti darò tutto, ti darei anche la mia corona, perché ci tengo tantissimo a quella palla. Ti do tutto, basta che me la riporti, rispose la principessina. Del tuo oro non me ne faccio nulla. Io voglio piuttosto essere tuo amico, voglio stare con te, mangiare nella tua stessa tavola, dormire nella tua stessa stanzetta. Voglio solo questo, la tua amicizia, propose il Ranocchio. Va bene, esclamò la principessina e cominciò a cantare così. Se riavrò la mia palla preziosa, ogni cosa ti regalerò. Puoi avere più di una sorpresa, con dell'oro ti ringrazierò. Ma se non vuoi la mia corona, io amica fidata sarò.
giocheremo da mattina a sera, io vicino a te dormirò. Ma mentre cantava queste parole, la principessina pensava invece che del ranocchio non se ne sarebbe fatta nulla. Il ranocchio con un tuffo si buttò nella fontana e recuperò la palla d'oro e gliela portò alla principessina. Piena di gioia, la principessina prese la palla tra le mani e corse via senza nemmeno ringraziare il ranocchio. Allora gridò: aspettami, aspettami, se corri così veloce non riuscirò a starti dietro. Ma la principessina era ormai così lontana da non sentire più la voce del ranocchio. Il giorno dopo, mentre la principessina era a tavola insieme al re, alla regina, a tutti i servitori, alle sue sorelle, sentì forte battere al portone del palazzo e sentì una voce che riconobbe subito: sono il ranocchio, sono io quello che ti ha ripreso la palla e te l'ha portata, ora devi mantenere la tua promessa. Il re guardò la figlioletta e le chiese che cosa stesse accadendo. Allora la figlia raccontò tutto al padre, tutto quello che era successo il giorno prima, e allora alla fine il re sentenziò: le promesse vanno sempre mantenute. Fate entrare qui il ranocchio. Così il ranocchio fu fatto sedere alla tavola, imbandita con ogni ben di Dio: polli, brioche, biscotti, melograni, vino, torte di ogni genere. Avvicinami il tuo piattino d'oro così che io possa mangiare insieme a te, disse il ranocchio, che mangiò tutto con buon appetito. La principessina arrabbiata invece non mangiò nulla. Che buono questo pranzetto, mangiare con te che bontà. Adesso ho bisogno di un letto, la tua stanza mia ora sarà. Dormire sul tuo bel cuscino, che grande felicità. Potrò starti sempre vicino, mai niente più mi mancherà. Dopo il pasto, il ranocchio disse che era molto stanco e avrebbe gradito dormire nella stanzetta della principessina. La principessina, all'idea di dover dormire con quel freddo e viscido ranocchio, impallidì, cominciò a piangere disperata, ma il re la riprese e le disse: non si deve disprezzare chi ti ha aiutato nel momento del bisogno. Allora la principessina con due dita prese il ranocchio e lo portò in camera. Ma quando furono in camera da letto, il ranocchio disse che voleva dormire nello stesso cuscino con la principessina. Se non lo farai, disse il ranocchio, se non mi farai dormire accanto a te, io lo dirò a tuo padre. Allora la principessina, al colmo della collera, lo prese per le zampine e lo scagliò contro la parete. Adesso tacerai, brutto ranocchio. Il ranocchio cadde per terra, privo di sensi. Allora la principessina si rese conto di quello che aveva fatto, corse dal ranocchio, lo prese in braccio e lo tenne tra le mani. Scusami, scusami tanto, ranocchio, non volevo. E se potessi fare qualcosa per salvarti la vita? La bocca del ranocchio sussurrò qualcosa che però la principessina non riuscì a sentire. Allora la principessina mise l'orecchio vicino alla bocca del ranocchio e dalla bocca del ranocchio si sentì piano un bacio. Un bacio. Solo un bacio. Baciami. Baciami, bella principessina. Baciami, bella principessa, un sol bacio mi basterà. La mia vita non è più la stessa da quando sono qua. Essere un povero rospo mi ha fatto sempre soffrire. Se tu mi baci adesso, io lo so che potrò guarire. Se tu mi baci adesso, io lo so che potrò guarire. La principessina, spinta dal rimorso, cominciò a pensare che forse sarebbe stato meglio baciarlo. Allora sconfisse il disgusto per il freddo e viscido rospo, chiuse gli occhi e lo baciò. Un istante dopo, nella stanza, ci fu un caldo bagliore che illuminò tutte le pareti. La principessina riaprì gli occhi e davanti a lei c'era
un bellissimo ragazzo che si sfregava un grosso pernoccolo sulla testa. «E tu chi sei?» chiese la principessina. «Sono il Ranocchio, ma in verità mi chiamo Principe Enrico. Sono stato vittima di un incantesimo fatto da una strega e solo il bacio di una principessa avrebbe potuto spezzarlo. Grazie, grazie principessa, mi avete salvato». Allora la principessina, ancora stordita per lo stupore, gli sorrise e corse a medicargli la ferita. I due ragazzi iniziarono così una bella amicizia che nel tempo si trasformò in amore. Un bel giorno si sposarono proprio di fronte alla pozza d'acqua che li aveva visti conoscere nel loro primo incontro. E finalmente, salendo sulla carrozza e andando in giro per tutte le contrade del regno, vissero tutti felici e contenti. Si è conclusa questa storia di quel principe Ranocchio. Con un bacio sulla fronte si è risolto quel pastrocchio. Ma che bella questa storia, si è risolta in armonia. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia. Ma che bella questa storia che si è risolta in armonia. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia. Stava andando al suo primo giorno di scuola di cucina e la maestra gli chiede: qual è la prima cosa per non far cadere i capelli nel piatto? I pelati! Allora Pierino fa i rimbalzi dal balcone, uno più alto dell'altro. A un certo punto arriva la mamma e gli dice: Pierino, Pierino, il nonno è in cielo! Pierino: ammazza che rimbalzo! Qual è il colmo per un gatto? Fare una vita da cane. Era do, era di, era no, era do, era di, era no, era don di no. Eccomi Tommasino! Bambini, è diventato veramente bravo. Ogni settimana una presentazione diversa. Grazie, grazie. Ed è anche migliorato nel canto, devo dire. Ti faccio i miei complimenti. Anche a te. Bentrovati bambini, anche questa settimana una bella idea. E oggi ho pensato di proporvi una... Che cosa? Sono curioso come un pappagallo! Una volta erano scimmiette ad essere curiose. È vero. Un salto nel passato, perché impareremo un'arte che è quella delle icone. Guardate un po' che meraviglia, e ne realizzeremo una insieme. Naturalmente non è la tecnica originale, perché quella che conosciamo è molto complessa, la spiegheremo tra poco, ma questa è una bella idea per realizzarne una per la vostra cameretta. Iniziamo subito? Sì! Perché è un lavoro un po' complicato. Allora, che cosa ci occorre? Io avevo comprato queste piccole lastrine che si comprano in cartoleria, insomma, in materiale per la scuola, ma se non le trovate, perché è un materiale un po' particolare, potete tranquillamente utilizzare le vaschette in alluminio, quelle in cui la mamma prepara le lasagne. Le lasagne alla pappagallesca! Bravissimo! Una volta bella pulita, anzi potete anche riciclarne una usata, una volta bella lavata, pulita e schiacciata per bene, ottenete praticamente una lastrina di questo genere. Poi ci occorre un'immagine per facilitarci. Io ne ho scaricata una da internet, scegliete quella che preferite, ne scegliete una molto semplice, con poche linee, deve essere poco articolata, altrimenti il lavoro è molto complesso. E praticamente abbiamo terminato con il materiale, Tommasino. Lastrina, il nostro foglio stampato, una matita, una penna e naturalmente, se la vogliamo arricchire, del glitter che andremo poi ad utilizzare. Cominciamo subito. Cominciamo! Allora, prendiamo la nostra immagine, l'attacchiamo. Il mio foglio è da una parte color rame, da una parte così. Io utilizzerò la parte rame, quindi andrò ad incidere dall'altra parte. Quindi inciderò da questa parte e l'immagine verrà speculare. Quindi appoggiamo la nostra immagine così. La fissiamo, questo è importantissimo bambini, l'immagine non si deve muovere altrimenti verrà un'immagine tutta irregolare. Piove, l'icona non si muove. Bravo, ecco. Allora, cominciamo subito e mentre io inizio, visto che so benissimo che tu hai studiato e sai tutto, ma proprio tutto sulle icone, ci facciamo anche una bella chiacchierata. Pronto? Pronto! Comincio subito. Vai. Bic, e cominciamo. Allora, iniziamo a fare il volto, bisogna incidere calcando abbastanza, ma non troppo forte da rompere il foglio, quindi una pressione giusta deve essere.
È un lavoro di pazienza, quindi tutte le linee devono essere incise, ma proprio tutte. Ecco perché vi ho detto, scegliete un'immagine non troppo articolata, caro Tommasino. È proprio un lavoro certosino, qualsiasi certo. Cosa voglia dire certosino. I certosini erano un ordine religioso, hai detto bene, che innanzitutto avevano una grande pazienza, ma erano abilissimi nei lavori manuali, in modo particolare nelle miniature, che sono quei disegni piccoli. Venivano utilizzate per i graduali, per i messali, per i libri sacri, insomma. Quindi avevano una pazienza incredibile, ma soprattutto avevano una maestria, cioè erano maestri in quello che facevano. Le loro opere erano veramente opere d'arte. Proprio molto 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 belle. Dodino, mi sono informato sul mio dizionario pappagallesco italiano sul termine icona. Bravissimo, visto che ti avevo preventivato che ne avrei realizzato uno, hai fatto bene. Dimmi qualche cosa allora che hai imparato, vediamo un po'. Ho scoperto che è una parola antica che deriva dal greco, che è una lingua in effetti antica, e vuol dire, icona vuol dire immagine, è giusto? Bravissimo, bambini, icona significa proprio immagine, perché nelle icone sono raffigurate delle immagini, naturalmente sacre, perché la cultura cristiana le ha sempre utilizzate. Ma devi sapere una cosa. Che cosa? Anche che cosa? Se... è un dipinto a tutti gli effetti, le icone, bambini, non si dipingono, o meglio, si scrivono, perché fanno parte di una cultura importante che è la preghiera, fondamentalmente. Quindi noi quando realizziamo un'icona non la dipingiamo, ma la scriviamo. Adesso sto scrivendo un'icona, caro Tommasino. Quindi vorresti dire che l'icona, nel mentre che si realizza, la persona che la realizza prega? Bravissimo, ecco perché l'icona si scrive, perché in quel momento in cui realizza l'opera, e ripeto, è un'opera molto complessa l'icona, non è un'immagine semplice come quella che stiamo realizzando, ma ci sono dei passaggi, dei momenti molto molto importanti che necessitano di tanta pazienza, ma soprattutto di raccoglimento, di preghiera e di ritrovarsi. Questo è proprio importante, ecco perché i più grandi iconografi, che sono coloro che realizzano le icone, le realizzavano in degli eremi, in dei posti molto molto isolati, perché avevano bisogno di silenzio, di preghiera, di meditazione. E poi devi sapere che per realizzare un'icona è veramente tanto tanto complesso, perché bisogna preparare la tavola su cui dipingerla, poi bisogna preparare e tracciare i segni, poi bisogna mettere i colori, insomma anche i colori hanno un significato, ma so che tu questo l'hai studiato. Certo, l'ho studiato perché, come ben sai, a me piacciono tantissimo i colori e i pappagalli sono multicolori, ma i nostri colori non hanno gli stessi significati delle icone. E allora ho studiato che l'oro simboleggia la luce, cioè la presenza di Dio. Il bianco è luce, è gloria ed è proprio purezza. Mentre il rosso è il rosso, questo è facile da indovinare, bambini. Ricorda il sangue, quindi richiama la vita, la passione e il sacrificio. E poi ancora il verde, che è il segno della vita creata. E poi, quanto mi piace la terra e la natura. E naturalmente dello Spirito Santo che dona la vita. E blu è come il cielo, cioè il paradiso. Bravissimo. Quindi anche i colori hanno un significato importantissimo nella scrittura delle icone. Molto, molto, molto importante. Allora, io nel frattempo, caro Tommasino, ascoltando le tue cose... le tue informazioni, che devo dire ogni giorno mi stupiscono sempre di più, l'ho terminata. Guardate che cosa succede. Allora, mi sono dimenticato, bambini, di dirvi una cosa importantissima. Quando incidiamo sotto il nostro tavolo non ci deve essere una superficie rigida, bensì dobbiamo mettere un feltro, quindi del pannolencio, quello che utilizziamo per le nostre creazioni, andrà benissimo. Guardate ora la magia. Tolgo la mia immagine, o meglio, e praticamente alzando, guardate un po', ho riprodotto in maniera perfetta la mia immagine. Ma non abbiamo terminato, perché adesso dobbiamo dare i volumi, cioè deve diventare tridimensionale, quindi alcune parti devono uscire fuori e alcune parti devono rimanere dentro. Procediamo. E come fai? Allora, è semplicissimo, sempre con pochi strumenti. Prima abbiamo utilizzato una penna, adesso utilizzeremo un colore. Non deve essere particolarmente appuntito, bambini, ma deve essere un po' arrotondato. Per arrotondarlo, colorate semplicemente su un foglio con dei cerchi concentrici velocissimi, oppure passatelo così sul nostro pannolencio e praticamente la punta si arrotonderà, altrimenti rischiamo di rompere il nostro alluminio.
Allora, cominciamo subito dalla parte centrale. Allora, che cosa andremo a fare? Andremo a ricalcare in maniera forte il contorno dell'aureola dell'immagine di Maria, in questo modo. Perfetto. Con la penna l'abbiamo evidenziata, adesso la ricalchiamo. Successivamente lo riportiamo all'interno, vedete, rischiate di romperlo, ma io ne ho un altro già prontissimo. Bravo Tondino! È quello un po' il rischio, perché bisogna calcare un pochettino, quindi bisogna ritrovare all'interno un'altra parte in questo modo. E fatto questo, guardate attentamente che cosa bisogna fare adesso, semplicemente colorarci. Ci coloriamo dentro, calcando naturalmente, perché la parte alta andrà giù grazie al feltro che abbiamo sotto. Quindi si creerà tutto questo in maniera casuale, così, stando e tendendo bene il nostro materiale, così, così. Prima dicevi che gli iconografi lavoravano in silenzio e infatti nessuno dei miei antenati è mai stato accompagnatore di un iconografo, perché noi pappagalli blateriamo. Ma penso che anche tu come iconografo non saresti stato proprio il massimo. No. Non peraltro per quanto chiacchiera bambini, perché non sta zitto un attimo. E ripeto, le icone hanno bisogno invece di meditazione, di preghiera, di silenzio. Ecco perché le grandi icone, le opere più belle sono proprio in monasteri quasi nascosti, quasi relegati. Allora, abbiamo tirato fuori l'immagine, quindi è venuta fuori in questo modo. Lo facciamo per altri pezzi, quindi lo facciamo per la testa di Maria, evidenziando un po' le parti, lo facciamo per il volto, le sopracciglia. Ho rotto un altro colore, ma io ne ho tantissimi, quindi abituatevi a cambiarli in continuazione, perché la pressione fa sì che, insomma, si rompano. Poi li temperiamo insieme. Sì, li ritemperiamo. Così. Don Dino, pensavo a una cosa, che dimmi. Visto che l'icona è frutto del proprio tempo e della propria preghiera, certo. Regalare un'icona è una cosa bellissima, vuol dire regalare le proprie preghiere. Bravissimo, regalare un'icona è innanzitutto diventa un dono e non un regalo. Noi dobbiamo capire, caro Tommasino, lo dico anche a voi cari bambini, che ci sono i regali e ci sono i doni. I regali sono quelle cose che noi riceviamo a Natale, per il nostro compleanno. I doni hanno invece un'importanza più grande, sono quelle cose che arrivano in maniera inaspettata nella nostra vita. E noi abbiamo ricevuto dei doni che nemmeno immaginiamo quanto sono importanti e grandi. Ad esempio il nostro battesimo è un dono bellissimo, bambini, è un dono che dobbiamo riscoprire ogni giorno, la bellezza dell'amore di Dio, insomma tutti quei doni che tante volte, presi da il tempo, presi dalla palestra, dalla piscina, dal karate, dalla danza, ci dimentichiamo. E noi dobbiamo riscoprirli invece, la bellezza dei doni. Don Dino, ma allora la tua amicizia, che per me è un dono, vuol dire che tu sei un dono perché sei il mio amico? Siamo un dono l'uno per l'altro, caro Tommasino. Ecco, e questo ce lo insegnano tutte quelle cose che abbiamo intorno. Ad esempio, la nostra religione cristiana, visto che abbiamo parlato di icone, è l'unica ad averle le icone. Le altre religioni non le hanno. Noi abbiamo il bisogno di vedere, di sperimentare attraverso anche la bellezza, perché l'arte è bellezza. E quello che abbiamo realizzato oggi è un piccolo assaggio di bellezza. Non lo trovi? Certo. E lo rendiamo ancora più bello, bambini. Sapete che cosa facciamo ora? Oh. Mettiamo un po' di colla sulla parte dell'aureola, perché le icone hanno questa caratteristica, le aureole sia di Maria che del bambino hanno questa importanza per indicare la regalità, e vengono realizzate con l'oro, con la foglia in oro. Noi utilizzeremo del glitter, che è un pochino più economico. Allora, mettiamo colla sulla nostra icona. Caro Tommasino, devi sapere che i miei bambini nella mia parrocchia sono diventati degli esperti. Lo immagino. Mi regalano ogni settimana tantissimi disegni, tra questi anche delle pseudo icone molto molto belle. E questa idea mi è venuta proprio attraverso un regalo che mi hanno fatto. Era un pochino più piccola, circolare, ho detto perché non farci una bella icona, quindi l'ho utilizzata in questo modo. Allora, colla sull'aureola, Tommasino, la spargiamo. Se abbiamo un pennellino lo utilizziamo, altrimenti va benissimo anche un pezzo di feltro, un pezzo di carta, perché tanto abbiamo creato uno spazio, quindi non esce la colla, non ci dobbiamo preoccupare. Quindi lo mettiamo tutto sull'aureola, così, perfetto, sia di Maria
e sia del piccolo Gesù. Certo che anche i bambini e le bambine della tua parrocchia sono un dono per te. Allora noi li salutiamo perché certo, sono sempre con noi. Li voglio salutare veramente tutti, quelli delle mie parrocchie, ma saluto tutti i bambini che ogni settimana ci seguono qui su Caro Gesù, che sono tantissimi, ci scrivono, ci mandano i loro disegni, le loro idee. Insomma, siamo felicissimi di condividere questo dono insieme. Visto che oggi abbiamo parlato di dono, Tommasino, diventiamo dono l'uno per l'altro. Che questa bello. È una cosa importantissima. Allora, ho quasi terminato, adesso c'è la parte più divertente, sì. Tommasino, non vedo l'ora. Gettare tutto il glitter sulle aureole. Allora, ce l'abbiamo. Naturalmente, siamo tentati da firmare la nostra opera, perché è nostra. Le icone non si firmano mai, bambini, perché diventano l'espressione e soprattutto la preghiera. Allora, prendiamo il nostro glitter, così, e cominciamo a buttarne come se non ci fosse un domani. È una pioggia! Sì, tanto andrà a colpire e a rimanere incollato solo nella parte in cui abbiamo messo la colla. Quindi non ci preoccupiamo, eh? Guardate bene, ok, tac, tac, ho esagerato un po'. Prendiamo un foglio per raccogliere l'eccesso, andremo a picchiettare leggermente in questo modo e guarda che meraviglia, Tommasino, la nostra icona è completa, bellissima. Vi piace, bambini? Allora divertitevi a realizzarne di meravigliose, o con questo materiale o con altro che avete in casa. I contenitori per la lasagna andranno benissimo. Allora, di corsa, rivediamo insieme. Prendiamo il nostro foglio di alluminio, lo adagiamo su una superficie morbida, un pannolencio andrà benissimo. Iniziamo a disegnarci sopra l'immagine sacra che abbiamo stampato, semplicemente poggiandola e ricalcandola con la nostra penna. Tutte le linee, tutti i contorni dovranno essere perfetti. Togliamo la fotocopia e con un colore a matita, con una punta leggermente arrotondata, andremo a sbalzare in maniera più profonda e più calcata tutti gli spazi, o meglio, quelli che vogliamo far emergere. Fatta questa operazione, prendiamo la nostra colla, la mettiamo in modo particolare sull'aureola della Madonna e sull'aureola di Gesù, mettiamo del glitter, togliamo l'eccesso e la nostra icona è prontissima. Tommasino, piaciuta la nostra icona? Tantissimo, Tondina! E noi siamo curiosi di vedere quelle che realizzeranno i nostri bambini invece. Ma certo, ma certo! E naturalmente, prima di salutarci... Uno, due, tre, tocca a me, naturalmente! Ciao, bambini! Uno, due, tre, tocca a me. Oggi sono un tuttofare. Oggi scopriremo qualche piccolo segreto, anche consiglio da utilizzare in cucina per conservare. Sicuramente ci sarà capitato qualche volta di conservare, che ne so, legumi secchi, della pasta in dei sacchetti, e la cosa più semplice è fare questo lavoro, sbagliatissimo, perché non permette, o meglio, permette all'aria di entrare, quindi il materiale all'interno si rovina, quindi si rovinano i nostri fagioli, la nostra pasta. Oggi scopriremo un modo per costruire un tappo quasi ermetico. Allora, ci occorre una bottiglia, l'andremo a tagliare in questo modo nella parte superiore, togliendo l'eccesso, è un modo per riciclare e anche per riutilizzare le cose in maniera diversa. Successivamente, con le forbici, andremo a privare quasi totalmente dell'eccesso il nostro tappo della bottiglia, quindi lasciando una sola parte. Svitiamo in questo modo, poi prendiamo un sacchetto, quelli che comunemente utilizziamo per conservare, mettiamo, che ne so, la nostra pasta dentro che vogliamo mettere da parte, in questo modo, stringiamo per bene togliendo più aria possibile, in questo modo con le mani, inseriamo all'interno del nostro tappo, così andremo a fare questo lavoro, quindi piegare sul tappo e avviteremo. E guardate un po', abbiamo creato una soluzione semplice, economica, per non far passare aria e conservare in maniera perfetta i nostri elementi. Piaciuta l'idea? Allora provatelo a casa. Ciao, bambini! Se diciamo Norcia, pensiamo al pecorino e al prosciutto? Ma no, a San Benedetto, il fondatore del monachesimo in Occidente, che tra l'altro era vegetariano. Giovane di valore, voleva studiare a Roma, la capitale di un impero ormai alla fine. Troppi vizi, troppi litigi,
E che paura per le scorrerie dei barbari. Benedetto, allora, si ritira come eremita sui monti. Vive in una grotta, vive di carità. Ma i santi danno fastidio. Cercano perfino di ucciderlo con un pane avvelenato. Poiché alcuni amici volevano vivere come lui, fonda una comunità a Monte Cassino e fa costruire un'abbazia grandissima. Neppure il diavolo in persona riesce a fermarlo. Sarà il cuore del monachesimo, con una regola: ora et labora, cioè prega e lavora. I monaci coltivano la terra, fanno un buon vino, si ingegnano a trovare cure per gli ammalati. Studiano anche i libri degli antichi. Sono i monasteri di San Benedetto ad aver creato l'Europa. Ciao a tutti, bentrovati. Oggi siamo con Aurora, Francesco, Gabriele, Valerio. Avete visto che c'è lì? In questo angolino? Poi dopo capirete perché è lì. Allora, avete mai fatto l'esperienza di perdervi, di smarrirvi? Sì. Tragica? Più o meno. Sì, 15 minuti in un supermercato, non sapevo dove era mia mamma. Ma ditemi la verità, è stato tragico per voi o peggio per i vostri genitori? Per i genitori. Ecco, mia mamma sta tranquilla, in realtà. No. Io l'ho ritrovata così. Ciao Aurora. Allora, anche Gesù, Giuseppe e Maria hanno fatto questa esperienza, simile ma non uguale. Un giorno Gesù, quando aveva 12 anni circa, si è recato al tempio che si trovava nella città di Gerusalemme. Ecco, una grandissima, guardate, costruzione solenne. C'erano voluti tanti anni per ricostruirla. E Gesù va lì per un pellegrinaggio. Era tradizione per le famiglie ebraiche a quei tempi andare più volte all'anno. Lui si recava probabilmente perché verso i 12 anni c'era una funzione particolare con cui si diventava maggiorenni, per così dire. Ecco, Gesù va con la carovana, perché a quei tempi ci si muoveva tutti insieme, così. E al ritorno Giuseppe e Maria non trovano più Gesù. Se ne sono accorti verso la fine, perché appunto siccome si camminava tutti insieme, magari non si sono accorti subito che non era con loro, perché i bambini camminavano con i bambini, i grandi con i grandi, eccetera. E a un certo punto, ecco, il panico. Dov'è Gesù? L'hanno smarrito. Hanno cercato Gesù per circa 3 giorni, sono tornati indietro, hanno proprio temuto che fosse successo qualcosa di brutto, e l'hanno trovato in mezzo ai farisei, ai scribi, ai dottori, ai sapienti che stavano proprio nel tempio, che lo ascoltavano. Lui piccolo in mezzo ai grandi, o forse il vero grande era lui. Parlava di Dio come nessuno, perché Gesù, sappiamo, è il figlio di Dio. E Gesù, alla domanda di Maria, che gli dice: Gesù, tuo padre e io ti abbiamo cercato. E lui cosa risponde? Vieni Valerio, vieni qui accanto a me e leggiamo dal Vangelo cosa risponde Gesù. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Secondo voi perché Gesù risponde così? Proprio in un modo anche un po'... Perché essendo il figlio di Dio deve dire le cose che succedono sulla terra al padre. O le cose che dal padre deve dire alla terra. Anche Gesù ha una missione speciale. Lui sta crescendo e quindi comincia anche a avere coscienza di sé, che lui è il figlio di Dio, ha una missione. Giuseppe gli ha fatto da papà, ma il vero padre è Dio. E lui deve fare questa missione. Tornerà a Nazareth, perché poi ritorna insieme a Maria e Giuseppe e farà una vita tranquilla, ancora per altri 20 anni circa. Vieni Francesco, leggi come procede poi il Vangelo. Dopo che Maria ritrova Gesù, cosa gli dice? Cosa fanno poi insieme? Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, Gesù cresceva, grazie Francesco. E a Nazareth, sapete che la parola Nazareth significa germoglio?
è qualcosa che cresce. Ecco, Gesù a Nazareth cresce, e non solo fisicamente in statura, non solo intellettualmente, ma anche in grazia. Crescerà in questa vita divina, in questa sua missione. E secondo voi, qual è il significato di questo smarrimento, che poi non è uno smarrimento, perché ha un significato molto importante? Noi abbiamo lì la menorah. Sapete, questo candelabro a sette braccia ardeva sempre, era sempre acceso, nel luogo più interno del Tempio. Si chiamava il Santissimo, il Santo dei Santi, dove secondo gli ebrei abitava Dio. Ecco, Gesù viene ritrovato proprio lì, forse perché c'è un significato profondo, forse perché è Lui il vero Tempio. Non le costruzioni di pietra, ma in Lui, la sua persona. In Lui abita la pienezza di Dio. Ecco, forse questo ha a che fare anche con la nostra vita. Anche noi siamo tempio di Dio, lo sapevate? Anche noi siamo consacrati, apparteniamo a Dio. Siamo come una costruzione sacra. In noi è come abita proprio una fiammella viva che abbiamo ricevuto quando? Il giorno del battesimo. E oggi io vi faccio dono di una piccola fiammella, e poi l'accendete a casa con i vostri genitori, dove c'è scritto proprio sei tempio di Dio. Questo per ricordarci, grazie, che anche noi siamo un tempio vivente. Attenzione, Gesù cresceva, ma che significa crescere? Solo fisicamente si cresce? Anche secondo di mente. Di mente, quindi andando a scuola, imparando tante cose. E poi come si cresce anche? Educazione. Nell'educazione, bravissimo. Poi c'è un'altra crescita, più interna. Nell'amore. Nell'amore, nell'anima. Sapete, ragazzi, quante volte mangiate voi al giorno? Minimo tre volte, poi c'è qualcuno che fa qualche merenda. Ecco, e noi siamo fortunati che mangiamo tutte queste volte. Ecco, ci sono tanti cristiani a volte anemici, pallidi, non tanto fisicamente quanto nell'anima, perché si mangia più volte al giorno, ma non si dà nutrimento all'anima. E allora, un piccolo impegno, questa candelina accendetela almeno tre volte al giorno, come i pasti, e fate una preghiera. Chiediamo a Gesù di crescere dentro. E abbiamo anche noi il coraggio di custodirla, questa fiamma, perché a volte questa fiamma si può spegnere, per esempio quando c'è un po' di vento. Ma che tipi di vento possono spegnere questa fiamma dentro? Poca autostima. La poca autostima? Questa è una risposta intelligente. Ma a volte anche le cose brutte che sentiamo, che vediamo, abbiamo il coraggio di custodirla, questa fiamma, di farla crescere? Un litigio. Con i litigi, ma anche vedendo cose brutte in televisione, leggendo, nel telefonino, dobbiamo avere il coraggio di custodirla e di farla crescere. E allora, insieme adesso ci cantiamo questo canto, che è anche una preghiera. Chiedo a Francesco di aiutarmi, e anche voi, venite tutti accanto a me. Aurora, Gabriele, e chiediamo a Gesù di crescere anche dentro. Lui entra in te stesso, nell'anima tua. Scoprirai l'amore nel profondo di te. Nella stanza intima tu troverai Dio. Tutto passa, solo Dio resta. Se avrai fede, vedrai che Gesù in te è fonte di vita, che Gesù in te è fonte di vita, che Gesù in te è fonte di vita. Ciao. Allora, l'accendiamo questa candelina? A mattina, pranzo e cena? Aspetta, togli la manina dalla bocca. Vai, grande, grande. Il muro dice un attimo. Ancora, aspetta, non ti sovrapporre alla mia voce. Tommasino. Sei un asse. Dai. Puntata 12 prima,